E ciao a tutti amici e benvenuti o bentornati su A Spasso col Drone. Finalmente ho una bella notizia, finalmente parliamo di attestati specific e in questo video vi spiegherò praticamente quali sono i requisiti per ottenere questi attestati. Quindi mettetevi comodi e ne parliamo dopo la sigla. E ci siamo amici, finalmente parliamo di realtà. Gli attestati specific sono diventati realtà, non è più un sogno, non è più qualcosa di cui un lato oscuro di cui non si sa davvero nulla. Infatti, in data 23 dicembre, ENAC ci ha fatto il suo personale regalo di Natale pubblicando la nota informativa 2021-013 in cui vengono praticamente, tra tutte le altre cose riguardanti i centri di addestramento, vengono appunto esplicitati quelli che sono i requisiti per poter ottenere questi attestati specific. Ma prima di iniziare, vediamo un po' che cosa significa volare in uno scenario specific. Quindi volare in uno scenario specific significa poter effettuare delle operazioni oltre che in VLOS anche in BVLOS, quindi oltre la linea visiva, ad altezze anche superiori ai 120 metri, oppure possiamo addirittura trasportare o sganciare degli oggetti. Ok? Fatta questa premessa, andiamo a vedere adesso quali sono gli attestati che rientrano in questi attestati specific. Quindi parliamo di attestati STS, quindi attestati scenari standard EASA, attestati scenari standard italiani, quindi nazionali. E poi ci sono, diciamo, quegli scenari da autorizzazione operativa, sono dei scenari particolari. Okay? Per ognuno di questi ovviamente ci sono dei requisiti particolari, che adesso vi dirò subito. Partiamo con i scenari standard europei. Innanzitutto, il primo requisito per poter conseguire questi attestati è quello di essere in possesso di un attestato open A1-A3 oppure di un attestato open A2. Soddisfatto questo primo requisito, dobbiamo andare a conseguire delle competenze teoriche e delle competenze pratiche. Per quanto riguarda le competenze teoriche, nella fattispecie dobbiamo sottoporci a un ulteriore esame teorico composto da 40 domande nel caso fossimo in possesso soltanto di un attestato A1-A3, domande che diventano 30, quindi si riducono nel caso siamo in possesso di un attestato A2. Completate le competenze teoriche, dobbiamo ottenere le competenze pratiche e qui torna l'obbligo di un addestramento pratico. Addestramento pratico che dovrà essere svolto presso un'entità riconosciuta. Vi ricordo, entità riconosciuta sono gli ex centri addestramento o quelle entità che già ad oggi stanno erogando appunto gli esami A2. Questi addestramenti pratici si svolgeranno in uno scenario STS 01, quindi in condizioni VLOS, oppure in STS 02, quindi in condizioni BVLOS, oppure entrambi, quindi sarà una scelta del candidato scegliere su quale scenario prendere l'abilitazione, quindi o singolo scenario oppure entrambi. Quindi STS 01, STS 02 o entrambi e due. Ok? Fatta questa premessa, sono finiti i requisiti? No, non sono finiti i requisiti, perché oltre a questi si aggiungono, così come per tutti gli altri attestati, anche quelli nazionali, per capirci, si aggiunge il requisito di avere delle competenze per quanto riguarda il linguaggio CRM e delle competenze per quanto riguarda la comunicazione aeronautica. Ok? Quindi la gestione delle comunicazioni aeronautiche. Perché è importante soprattutto quest'ultima parte? Perché naturalmente abbiamo già detto che nelle operazioni specifiche rientrano quelle operazioni un po' più a rischio rispetto alle open. Parliamo appunto di scenari in cui abbiamo più possibilità di interferire con tutti gli altri aeromobili e sicuramente per operare in questi scenari non sarà più un volo, diciamo, ready to fly, cioè arrivo sul posto, accendo il drone e parto,
ma sicuramente per poter lavorare in ambito specific è sempre richiesto, diciamo, una comunicazione continua con qualche entità aeronautica. Ed ecco, badate bene che in questo caso è praticamente fondamentale parlare la stessa lingua. Questa stessa lingua rientra ovviamente nella comunicazione aeronautica. Ok? Allora, fatta questa ulteriore premessa, chiudiamo il capitolo attestati STS e ASA e apriamo il capitolo attestati nazionali, quindi STS nazionali. Per quanto riguarda questi attestati, non c'è più l'obbligo per quanto riguarda le competenze teoriche di sottoporsi a ulteriori esami. Infatti, basta semplicemente essere in possesso di un attestato Open A2. Quindi tutti coloro che hanno ottenuto sia attraverso altre entità estere, quindi famosi attestati online, sia magari presso l'entità riconosciuta in Italia, un attestato Open A2, potranno, diciamo, iscriversi a questi corsi, quindi per poter ottenere l'attestato di STS nazionale. Ok? Che cosa è richiesto come requisito? Abbiamo già detto che la parte teorica è già soddisfatta dal possedimento, appunto, di un attestato A2. Mentre la parte pratica ritorna anche qui, esattamente come gli scenari standard europei, l'obbligo di un addestramento pratico. Anche qui, addestramento pratico da svolgere o su scenario STS 01, oppure su STS 02, oppure su entrambi, a vostra discrezione. E anche qui, come già detto in precedenza, oltre a questi requisiti, c'è sempre il CRM e poi la competenza nelle comunicazioni aeronautica. Infine, quasi per concludere, abbiamo, ve l'ho già detto prima, quegli scenari, no, da autorizzazione operativa. Anche qui, per quanto riguarda le competenze teoriche, basta il possesso di un attestato Open A2, mentre per quanto riguarda la parte pratica, anche qui c'è l'obbligo di un addestramento pratico, però è leggermente diverso rispetto ad entrambi perché si baserà esclusivamente, appunto, su quelli che sono i requisiti dell'autorizzazione operativa. E anche ovviamente è tutto basato in base al SORA. Naturalmente, tutti coloro che hanno fatto la conversione dai vecchi attestati CRO, che quindi hanno ottenuto già un attestato STS nazionale, non dovranno fare assolutamente nulla, quindi hanno soddisfatto tutti i requisiti. Ok? Poi, ovviamente, se vogliono fare l'upgrade, diciamo, a STS e ASA, ovviamente sarà uguale per tutti, quindi dovranno fare sia l'esame teorico sia l'addestramento pratico su quegli scenari. Spero di avervi chiarito per bene, insomma, come funzioneranno questi attestati. L'augurio ovviamente è che si possa a breve anche iniziare ad ottenerli, perché bisogna anche dire che adesso sono uscite le note formative, finché tutte le entità riconosciute vanno ad ottenere appunto le autorizzazioni varie, quindi vanno prima loro a ottenere le competenze per poter erogare questi corsi e rilasciare questi attestati. Sicuramente passeranno dei mesi. Io ipotizzo che magari sentiremo parlare di primi attestati specifici conseguiti intorno alla primavera, ok? Però già è una buona notizia di fine anno sapere che cosa ci aspetta. Naturalmente questo è un discorso che magari non coinvolgerà tutti quanti i piloti, c'è chi magari va benissimo volare esclusivamente in scenario open, però io che conosco un po' il settore da molti anni, temo che più che passerà il tempo, più ci saranno limitazioni in questo senso e più un attestato specific risulterà praticamente quasi obbligatorio un po' per tutti. Un po' come è venuto in passato col basico e il critico, dove praticamente per volare dovevi avere quasi per forza il critico. E niente, è finito questo video, è finito anche l'anno. Siamo appunto all'ultimo dell'anno, quindi io mi devo congedare con voi ringraziandovi di essere stati presenti, di averci fatto compagnia anche per quest'anno. Siete tantissimi, abbiamo superato in quest'anno anche i 10.000 iscritti. A proposito, se è la prima volta che vedi il video, mi raccomando, iscriviti, attiva la campanellina così entri a far parte di questa fantastica community.
E niente, quindi è tempo di bilanci, davvero è stato un anno molto difficile un po' per tutti per via di questa situazione di emergenza sanitaria, un po' più difficile per me per la lista tra lavoro, insomma, e stravolgimenti familiari, bebè in arrivo, eccetera. Però dai, abbiamo messo su un po' di forze e abbiamo cercato di portarvi comunque sia i contenuti necessari per informarvi in questo mondo in cui molto spesso c'è anche un po' dell'informazione un po' malsana. Noi cerchiamo di portarvi sempre contenuti veri, autentici e informativi, ok? E speriamo che siano di vostro gradimento. Continueremo a farlo ovviamente anche per l'anno prossimo, i presupposti sono quelli di portarvi anche tante altre novità che abbiamo in cantiere. Ai noi da un po' di tempo, però purtroppo abbiamo dovuto rimandare per tutta questa serie di problematiche. Ma dai, ci siamo, dai, siamo fiduciosi che il 2022 sarà un anno pieno di tante nuove iniziative qui sul canale. Non mi resta che salutarvi, augurarvi appunto un buon anno e augurarvi, come al solito, buon volo a tutti!